un rapporto di due polinomi nella x. Allora, parliamo sempre di integrali indefiniti. Allora, la categoria di funzione più semplice da poter integrare, cioè l'integrale più semplice da poter svolgere, è l'integrale di questo tipo, cioè una funzione razionale di e alla x. Allora qui si pone e alla x uguale a t. Allora, nella t il mio integrale diventa r di e alla t, la studata di t, ma e alla x è uguale a t, quindi e alla x dx è uguale a dt, cioè dx è uguale a dt su t. Oh, se, perché ho sfruttato il fatto che t uguale alla x. Se questa cosa vi dà fastidio, guardate che se invertite x uguale al logaritmo di t, uguale a dx viene un'altra volta dt su t. Quindi la regola di cambiamento di variabile è esattamente la stessa. Quindi qua ci devo mettere dt fratto t. Allora è ovvio che una funzione razionale diviso t è nuovamente una funzione razionale. Tutte le funzioni razionali noi abbiamo visto che si possono integrare, sappiamo come integrarle. La sostituzione da fare nel caso di integrali di questo tipo è e alla x uguale a t. Adesso faccio un esempio concreto. Supponiamo di avere integrale di e alla x, anzi facciamo e alla 2x fratto e alla 3x più 3 e alla x in x più 3 alla x Allora, qual è la posizione da fare? Abbiamo detto la posizione da fare è e alla x uguale a t. Questa integrale diventa integrale di, se preferite, t quadro, poi qua c'è dt su t, qua viene t cubo più 3t più 4. Ok, quindi una t si semplifica e adesso io devo integrare la funzione, poi alla fine, una volta che ho integrato t, mi devo ricordare che t uguale alla x. Se volete lo scrivete qua sotto, t uguale alla x. Adesso la funzione è t fratto t quadro più t cubo, scusate, più 3t più 4 è uguale a, allora, t cubo più 3t più 4. Se ci fate caso, il punto meno 1 si annulla, quindi questo è t più 1 che moltiplica t quadro, adesso t quadro per t fa t cubo, poi qua c'è più t quadro, quindi qua dobbiamo avere meno t perché si deve eliminare, qua t quadro non c'è, poi qua c'è meno t e devo fare più 4, così mi viene più 4t che meno t fa 3t, 4 per 1 fa 4 e meno. Sarebbe la divisione di Ruffini, no? È sempre la divisione di Ruffini. Quando già sai che viene esatta, puoi scrivere e già sai che hai diciamo, un fattore di grado 1, scrivi qua il fattore di grado 1, t più a, se il polinomio era monico, e ti aggiusti i pezzi senza fare la divisione per estesi. Allora, quindi questo qui è uguale ad a fratto t più 1 più, attenzione che anche questo qua adesso si può andare a vedere se si può semplificare o no, cioè se si può, se le radici sono reali o no, ma le radici sono, non sono reali. Se vi ricordate, t quadro meno t più 1 era già un trinomio che non si annulla mai, t quadro meno t più 4 a maggior ragione. Quindi qua avremo
E allora devo farmi il mio, diciamo, calcolarmi insomma il mio sistema per trovare la grande e più grande. Devo andare a scrivere il sistema per andare a calcolare a grande, b grande e c grande. Una volta calcolata a grande, b grande e c grande, l'integrale di questa funzione renderà questo integrale più questo integrale. Allora qua è ovvio che viene un logaritmo di t più 1, o almeno sì. Ah, qua non avrò bisogno di valori assoluti, perché poi se vi ricordate t è uguale alla x, quindi non c'è problema. Qui invece verrà un pezzo che sarà un logaritmo di t quadro meno t più 4, cioè di L2x meno L2x più 4, e poi verrà un altro pezzo che sarà una cotangente di qualche cosa, ok? A meno che B e C non siano molto particolari, che non hanno uno di quei due pezzi. Però adesso il mio scopo non è andare a fare quello dell'integrale della funzione razionale che viene fuori, lo faremo ma sporadicamente. Anche perché ogni volta dobbiamo andare a fare l'integrale della funzione razionale ci vuole mezz'ora, no, ma un quarto d'ora spesso sì. Quindi a me lo scopo della sostituzione è semplicemente far vedere che quindi ogni volta che avete solo, una cosa che, una funzione che dipende da e alla x, funzione razionale, se fate la sostituzione e alla x uguale t, diciamo, riconducete l'integrale di una funzione razionale, poi vi calcolate l'integrale di questa funzione razionale e avete risolto il vostro integrale. Questo è uno. Poi supponiamo invece di avere una supponiamo che il polinomio sia di due variabili, una funzione razionale di due variabili, quindi c'è il polinomio, poniamo sopra e sotto, questo è un polinomio, le variabili di un polinomio possono essere due, no? Ci può essere un polinomio, per esempio 3x quadro y più, no, l'avete fatti alle fra x, non vale più la divisione di Ruffini, ma insomma, diciamo. Allora con R diciamo sempre una funzione razionale, però supponiamo di avere due variabili. Allora supponiamo di dover fare integrare una funzione razionale R di sen x e cosen x. Quindi, quando scrivo così, posso scrivere anche una funzione razionale della tangente, perché la tangente è seno su coseno. Quindi ci possono comparire seno, coseno, tangente, insomma le funzioni trigonometriche. Possono comparire, ci può essere un denominatore, un denominatore. Nel numeratore e nel denominatore ci sono espressioni algebriche in seno e coseno, di tipo polinomio. Che ti devo dire? Esempio 3 sen quadro x cosen x più sen x fratto sen x più allora dovete farsi integrare. Allora, quali sono le sostituzioni che si possono provare? Prima di tutto qua dovete stare un po'. Allora, prima
l'integrale che abbiamo fatto prima, nell'esempio che abbiamo fatto prima, in realtà non c'erano problemi in cui si diciamo di annullamento del denominatore. Qua ovviamente seno più coseno si può annullare, però quindi poi dovete stare attenti non solo a fare una primitiva, poi dovete stare attenti che quando andate a applicare l'integrale, diciamo a usare la primitiva per calcolare un integrale definito, che l'intervallo dove andate ad applicare non contenga punti dove ci sono zero del denominatore, se no dovete, come al solito, spezzare i pezzi, perché la funzione può non essere limitata e quindi dovreste in quel caso ricorrere all'integrale in senso generalizzato. Però, a prescindere da questo, adesso occupiamoci del problema di trovare una primitiva di questa funzione, o più in generale di questa. Allora, quali sono le sostituzioni che si possono provare? Le sostituzioni che si possono provare sono sostanzialmente due. Ci sono anche delle condizioni che dicono quando si può fare l'uno e quando si può fare l'altro. In realtà, se funzionasse una, è notevolmente più semplice dell'altra, dà luogo a integrali che normalmente sono molto più semplici dell'altra. Quindi, indipendentemente da quando si può applicare e quando non si può applicare, il mio consiglio è, e ho sempre fatto così, provare prima la sostituzione che dà luogo a integrali più semplici. Se vedete che non funziona, cioè che non si eliminano tutti i pezzi con la x per arrivare a un nuovo integrale, a una funzione razionale, allora se vedete che non funziona, allora dovete fare l'altro. Allora, quali sono le due sostituzioni che possiamo provare? Una è semplicemente, vorremmo fare tangente x uguale t. Questa, se stiamo in un certo intervallo, corrisponde a x uguale al cotangente di t. Non è detto che lo sia, perché se x uguale al cotangente di t vale solo se x è compreso tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, perché l'arco tangente è, diciamo, ha valori solo tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. In altri intervalli bisogna alterare questo discorso con una cosa. Ma proviamo a fare questo tipo di sostituzione. Supponiamo di stare tra pi greco mezzi, diciamo che la x sia tra pi greco mezzi, sono in quell'intervallo. Allora, se andiamo a fare dx, qua dx viene dt fratto 1 più t quadrato. Lo potete vedere anche da qui, se lo faccio così lo posso scrivere 1 su coseno quadro dt dx dx uguale dt, ma tangente quadro di x più 1 che è uguale a t quadro più 1 fa 1 su cos quadro, quindi questo è 1 su cos quadro, sarebbe t quadro più 1 di x uguale di t. Portate dall'altra parte e ottenete la stessa cosa che sta scritta. Allora, proviamo a sostituire uguale integrale. Allora, l'idea è, io devo far comparire tangente, perché se non ho tangente non so. Allora, cominciamo per esempio a dividere per seno sopra e su. Per adesso non mi preoccupo di dove il seno è uguale a 0, poi una volta che ho fatto la sostituzione, quando dovrò andare a fare integrare su, diciamo, sul intervallo preciso, allora mi preoccuperò dei problemi di azzeramento dei denominatori. Allora, se faccio così, cosa posso fare? Posso anche scrivere al numeratore qui fratto coseno x e coseno quadro x. Allora, questo integrale diventa se io tangente x uguale t, diventa al numeratore ho 3t, perché
ho 3 tangenti. Poi moltiplicato per cos quadro, ma cos quadro a moltiplicare, abbiamo fatto già il conto, è come 1 più t quadro a dividere. Poi più 1, sotto c'ho 1 più 1 su t, perché coseno su seno è il reciproco della tangente, la tangente faceva t, e poi ho dx, ma dx è dt fratto 1 più t1. Scusi, prima a destra è coseno seno, cioè 3 seno di x fratto seno di x. Qua? No, sopra. Qua? E perché è fratto coseno di x? Allora, io c'è la seno così. Ho moltiplicato e diviso per coseno, quindi viene 3 seno fratto coseno per coseno quadro. Poi perché c'era seno coseno più 1, perché qua c'era seno quadro di x, coseno di x più seno di x, avevo messo in evidenza un seno al numeratore e un seno al denominatore, che avevo sentito. Chiaro? Quindi ovviamente non è che venga bellissimo questo integrale nella t, perché quando mi fa allora, sotto viene questo, se faccio qua viene t più 1 fratto t, allora qua se faccio un unico denominatore viene più t quadro più 1. Allora se ci fate caso, sotto viene t quadro più 1 al quadrato per t più 1, poi al numeratore viene t che moltiplica 3, cioè t quadro più 3 t. No, questo sta al denominatore del denominatore, cioè sta al numeratore, questo invece sta al denominatore. Quindi al denominatore ho 2 volte t quadro più 1, una volta t più 1. Questo passa al numeratore, questo stava già al numeratore, al numeratore rimane. Allora vedete che il denominatore è di grado 5, sta già fattorizzato, il numeratore è di grado 3, quindi non c'è bisogno di fare la divisione di Ruffini. Posso questa funzione qui, funzione razionale nella t, la dovrò scrivere come at più t fratto t quadro più 1 più c fratto t più 1 più la derivata rispetto a t di dt più e fratto t quadro. Questo è quello che mi dice Ermitt. La derivata compare perché c'è un pezzo che presenta molteplicità doppia. Se è già fattorizzato, questo non si può fattorizzare in reale, le radici sono i e meno i. A questo punto cosa succede? Succede che vi dovete scrivere quella roba lì, scrivere un sistema lineare in 5 equazioni, in 5 incognite, risolverlo, calcolare A grande, B grande, C grande, D grande, e poi sostituire qua dentro l'espressione che avete ottenuto, e allora vi verrà qualcosa del tipo logaritmo di t quadro più 1 per una costante più la tangente di t quadro più 1, la tangente di t per qualche altra costante, poi qua verrà logaritmo di t più 1 per una costante, e poi verrà l'integrale di questa derivata, cioè questa funzione qui nella cosa. Poi dovete ricordarvi che t è uguale a tangente di x e andare a sostituire. Poi, se l'intervallo in cui dovete applicare questa formula, allora la sostituzione vuole essere adesso la vediamo una cosa alla volta. In qualche modo voi ve la potete cavare, cioè potete ignorare tranquillamente il fatto di aver annullato. Allora, voi avete diviso per seno, poi diviso per coseno, cioè voi, diciamo, avete fatto un certo numero di operazioni che andavano controllate se si potevano fare o no. Chiaro?
Però quando io vado a invertire, ammesso anche che inverto in maniera, diciamo, quando vado a sostituire, scusate, al posto di t tangente di x, quindi non devo invertire di x, quando vado a sostituire al posto di t tangente di x ottengo una certa espressione, alla fine mi verrà una funzione razionale, chiamiamola r' di tangente, r s di tangente di x più costante. Quando ci andrò a scrivere questa espressione, io per controllare se l'integrale sta fatto bene, prendo quell'espressione, la derivo e vedo se fa la funzione integrante. Se fa la funzione integrante sta fatto bene, capito? Non solo, ovviamente rimane il problema che se poi vado a fare se poi vado ad applicare l'integrale definito, cioè vado a fare quell'integrale tra, che ne so, 0 e pi greco, allora devo stare attento, perché la mia funzione, diciamo la mia primitiva, in quell'intervallo non deve andare più infinito, perché può, in corrispondenza dei punti dove si annulla il denominatore, l'integrale potrebbe divergere e la funzione integrale, diciamo una primitiva, potrebbe andare a più infinito. Allora a quel punto bisogna separare i discorsi, quindi là bisogna andare a vedere dove effettivamente si annulla il denominatore, però il denominatore di partenza, non quello che ho manipolato io, e per esempio seno più coseno si annulla a 3 pi greco 4, quando seno uguale a meno coseno, cioè quando tangente uguale a meno 1, cioè quando a meno pi greco quarti o a 3 pi greco quarti. Se stiamo, non stiamo in quell'intervallo lì, il denominatore di partenza non si annullava e non c'era problema, cioè se non stiamo a cavallo di uno di quei due. Comunque, come vedete, viene una cosa lunga. Ovviamente io ho scritto delle cose lì insomma, un po' a casaccio, quindi non era se io scrivo una funzione generalmente a casaccio, la funzione non si scrive la primitiva. Qua scrivendo a casaccio si scriveva, perché già sapevo che apparteneva a una categoria che la primitiva doveva uscire fuori. Qua veramente non ho fatto un controllo preliminare per vedere se si poteva fare la sostituzione che ho fatto, ma ha funzionato. Adesso andiamo a vedere la stessa funzione, a che integrale, diciamo la stessa integrale, che integrale mi dava facendo l'altra sostituzione. Ok? Perché ok, l'altra sostituzione è questa qui, è tangente di x mezzi uguale t, cioè x, pensatela come x mezzi uguale a cotangente di t almeno in un certo intervallo di 0, quindi dx uguale a 2 dt fratto 1. Allora, qual è il motivo per cui questa sostituzione, quella di prima in genere integrale più semplici, ma funziona non sempre. Questa funziona sempre, però tendenzialmente dà luogo a integrali più complicati. Qual è il motivo? Il motivo è che seno x è uguale a 2 tangente di x mezzi fratto 1 più tangente quadro x mezzi. Allora, vediamo un po'.
x è uguale a 1 meno tangente quadro x mezzi fratto 1 più tangente quadro x mezzi. Poi ovviamente per ottenere quella non sono difficili. Queste sono le formule di espressione razionale di seno e coseno in funzione della tangente dell'arco metà. Non è che uno non se le ricorda proprio, uno potrebbe ricordarsi, pure io ho detto vediamo un po', poi ho detto va bene. Perché uno, cioè come si ottengono queste? Seno di x è uguale a 2 seno di x mezzi coseno di x mezzi, questa è la formula di comunicazione. Fratto, se divido per 1 posso dividere per seno quadro x mezzi più coseno quadro di x mezzi. Adesso dividete tutto per coseno quadro di x mezzi sopra e sotto, sotto viene 1 più tangente quadro di x mezzi e sopra viene 2 tangente di x mezzi. Similmente fate questa, cioè si possono controllare, se te ricordi più o meno. Poi ottiene un punto di partenza col quale si possono ricavare, diciamo controllarle ricavando. Se te la controlli ricavando puoi sbagliare a ricavare. Però se un po' te le ricordi, un po' te le ricavi, è difficile che tu... Comunque, facciamo... Se sforiamo 5 minuti, poi riprendiamo 5 minuti dopo. Allora, andiamo a vedere qui come diventa la mia sostituzione. Ovviamente, da qui, se mi serviva la tangente di x, basta fare questo diviso questo. Se mi serviva la cotangente, basta fare questo diviso questo. Quindi uguale, allora stavolta devo scrivere tangente di x mezzi uguale t, allora sopra che cosa ho? Avevo 3 seno coseno, quindi avrò 3, il seno era 2t fratto 1 più t quadro, il coseno era 1 meno t quadro fratto 1 più t quadro, poi c'è più 1, poi se era sotto c'era 1 più cotangente, cotangente era questo diviso questo, quindi era 1 più 1 meno t quadro fratto 1, il tutto per dx, ma dx era 2 dt fratto 1 più t quadro. Allora vedete bene che stavolta quando vado, allora vedete qua c'ho 1 più t quadro per 1 più t quadro, questo lo porto sopra, il numeratore non lo guardo, guardo solo il denominatore perché è quello che mi dà la difficoltà di integrare. Una funzione razionale è il grado del denominatore, se più è alto il grado del denominatore più saranno i pezzi da calcolare per n. Allora qua c'ho 1 più t quadro per 1 più t quadro per 1 più t quadro, poi questo 2t, poi quando si fa il multiplo passa al numeratore, ma al denominatore mi verrà 2t più 1 meno t quadro, quindi ci sta un altro polinomio di grado 2. Quindi mentre prima il denominatore mi veniva di grado 5 se non sbaglio, stavolta mi viene di grado 8, 3 per 2 6 più 2 8. In verità in questo caso non è particolarmente più difficile di prima, anche se il grado è più alto, perché se andiamo è più difficile di prima, nel senso che quando vado a scrivere i pezzi di Hermit, siccome questo pezzo ha molteplicità 3, diciamo, i pezzi di Hermit, i fratti semplici ce ne ho solo 2. Sarà AT più B fratto 1 più T quadro, più CT più D fratto l'altro polinomio di grado 2. Poi ci sarà un altro pezzo che sarà la derivata di un polinomio di grado 4 che aveva al denominatore 1 più T quadro al quadrato. Il problema è che però stavolta il sistema sarà 8x8, cioè sarà il sistema lineare sarà di 8 equazioni e 8 incognite. È ovvio che è più semplice se non funziona 5x5 di 8x8. È chiaro? Vabbè, ci fermiamo qua e poi continuiamo.